con noi Giuseppe Dammetta, perché naturalmente alla fiera Fondi Sposi partecipa anche lui con Sposa Bella, farà anche una sfilata, oltre che ad aver portato qui diversi abiti proprio nel suo stand. La sposa del 2014, bisogna, ormai è quello che si offre. Com'è questa sposa? È sicuramente carina, perché tutte le spose sono bellissime, ogni sposa ha una sua caratteristica, e il nostro lavoro è appunto questo, quello di amplificare la caratteristica delle singole ragazze, ascoltandole con amore, ascoltando i loro pensieri, ascoltando quello che è il sogno che loro vorrebbero rappresentare, e le nostre collaboratrici, che sono delle signore stupende anche loro, che ringrazio sempre, perché abbiamo uno staff eccezionale, pronto sempre nei nostri atelier a vostra disposizione. Dicevo, le nostre signore le ascoltano per interpretare al meglio ciò che loro richiedono. Sposa 2014. 2014 è il mondo che va avanti, anche se il segmento sposa è legato alla tradizione. E la tradizione cosa significa? Significa questo che abbiamo alle spalle, quindi il bianco seta, il candore, che la fa comunque da padrona. Ragazze, la sposa è ancora ancorata ad una grande tradizione. Noi italiani siamo bravissimi nel sottolineare questa tradizione con la maestria delle ricamatrici, con la maestria delle sarte, e perché non portarla avanti? Poi ci sono le punte di colore in questo 2014, ancora resiste il verde Tiffany, grande proposta dello scorso anno. Sul mio lato sinistro ce n'è uno bellissimo, è un abito molto importante con queste coloriture che danno un po' di luce. Ancora nella sposa 2014 troviamo delle sirene in pizzo molto avvolgenti, specialmente per la nostra zona, perché sai, il nostro bacino d'utenza parte da Minturno, Scauri, arriva fino al Circeo, Sabaudia, toccando Sperlonga, Fondi. Quindi parliamo di tanti matrimoni sul mare, di conseguenza tante location con la possibilità di stare con il décolleté fuori, di stare in nude look, di rimanere con una proposta molto molto estiva, fra virgolette, sempre rimanendo nel segmento sposa di tradizione. Lo sposo invece? L'uomo ha bisogno di una sua importanza. A parte il fatto che oggi i ragazzi di oggi hanno le idee chiarissime, quindi sono proprio loro che richiedono un certo tipo di prodotto, lo sposo vuol mettersi anche lui in risalto. Certo, sul famoso banchetto degli sposi c'è una coppia, non c'è la singola sposa, nella coppia c'è l'uomo. Di conseguenza lo sposo ha la sua importanza. Devo dire che tanti ragazzi si lasciano consigliare al meglio dai nostri collaboratori, cosa che noi facciamo sempre, facciamo una specie di piccolo interrogatorio ai ragazzi e ai familiari per capire la sposa che tipo di prodotto ha acquistato, in modo che riusciamo a consigliare, a indirizzare gli uomini verso un prodotto compatibile con quel tipo di sposa. È un lavoro che facciamo sempre, assecondiamo sempre le richieste degli sposi, e poi non c'è che da affidarsi alla mano di stilisti come Pignatelli, come Giorgio Armani, come Dolce Gabbana, la grande sartoria di Corneliani, la grande sartoria di Zegna. Sono tutti brand che sono a disposizione nei nostri punti vendita di Fondi e di Latina, come sempre tra l'altro. Che cos'è la carta oro, questo progetto che stai portando avanti? La carta oro è un progetto partito ormai diversi anni fa, perché noi siamo un palazzetto multibrand, siamo su tre piani, quindi abbracciamo la sposa, lo sposo e tutti gli invitati alla cerimonia. Le ragazze o i ragazzi che servivamo ci dicevano: guardi, ma io ho acquistato l'abito da voi, voglio portare anche papà, mamma, oppure il mio testimone, ci dà un benefit, ci dà un... E allora è nata questa card girata diciamo, per dare delle agevolazioni ai parenti. L'abbiamo fortificata questo anno 2014, la chiamiamo Carta Oro Sposa Bella, la stiamo dando in esclusiva alla Fiera di Fondi, e stiamo promozionando uno sconto molto importante per la sposa, per lo sposo e per tutti gli invitati, ed è un circuito che sta partendo bene, siamo molto contenti.
abbiamo una fidelizzazione molto alta di clienti, ci seguono, alla fine mettiamo un attimo sul piatto l'acquisto che si fa fare per un matrimonio, perché logicamente la sposa, lo sposo, gli invitati, c'è da tener conto, e noi partiamo sempre con l'idea che logicamente con questa situazione economica il potere di acquisto un po' purtroppo è diminuito, partiamo sempre con l'idea di aiutare i ragazzi, quindi di fare uno slancio verso di loro per andargli incontro. Vorrei chiudere parlando della sfilata, perché naturalmente ci sarà anche la vostra sfilata qui in fiera. Cosa avete portato? Abbiamo, come tutte le manifestazioni alle quali partecipiamo, abbiamo deciso di dare una piccola idea di quella che è la collezione Sposa Bella 2014. Sfileremo circa 30 capi sposa e 30 capi sposo per dare proprio un indirizzo ai ragazzi che sono a guardare lo spettacolo di quello che è il mondo. Non è facile far capire con una sfilata di appena 30 minuti cosa è il prodotto cerimonia, cosa è il prodotto sposa, però ci proviamo a dare un'idea ai ragazzi che ci guardano. Input poi a venire. Bravissimo, bravissimo, diamo dei piccoli input per fissare poi l'appuntamento nei nostri showroom, dove avremo possibilità di, al di là di vedere il capo in sfilata, di vedere il capo dal vivo, di toccarlo con mano, di indossarlo, perché è una cosa che noi sottolineiamo sempre alle nostre coppie: ragazzi, il prodotto bello che vediamo in pubblicità, ok, ci sta, però bisogna provarlo addosso, perché ognuno di noi ha una conformazione fisica, ognuno di noi ha un colorito della pelle e i prodotti vanno valutati. Ma eccoli qua. Facciamo un grande applauso a tutti loro, Peppino Tammetta, Roberto Tammetta, Rossana, tutta la famiglia. È veramente una grande famiglia, prima di essere una squadra, uno staff, tutto. Meravigliosi, dalle sarte a coloro che seguono le spose, lo sposo che li vestono, i ritmi frenetici anche dietro le quinte. I figli, spetta a voi adesso questa azienda, questo marchio, grazie a tutti. E allora noi facciamo accomodare anche tutte le modelle e tutti i modelli di Sposa Bella Tammetta, grazie, dalle più grandi alle più piccole.